Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto il Darion. Benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel video analisi di Napoli Frosinone 2-2. Iscrivetevi, ragazzi. Iscrivetevi da voi che guardate i video e che non vi iscrivete, fatelo perché è gratis. Attivate poi la campanella che è totalmente gratis e vi terrà aggiornati sull'uscita di nuovi video. Detto questo, ragazzi, partiamo subito. Prima ci muoviamo e meglio è, e andiamo a vedere un po' la partita. Allora, cominciamo come sempre da SofaScore. Allora, l'attacco momentum, come potete vedere, Napoli che per larghi tratti ha diciamo controllato la partita. Primo tempo quasi diciamo dominio, specialmente nella prima metà, e nel finale di primo tempo lo Frosinone esce un po' fuori. C'è anche il rigore parato da Meret e diciamo che il primo tempo finisce 1-0, ma sappiamo benissimo che se fosse finita 3 o 4-1 oppure 3-4-0, nessuno avrebbe detto nulla. Nel secondo tempo vedete comunque che l'altezza, la pericolosità del Napoli cala un pochettino, ci sono un po' più di azioni del Frosinone, comunque alla fine 2-2. Per quanto riguarda i numeri, da XG 2-2. Possesso palla ovviamente a favore del Napoli, 66%, 20 tiri di cui 9 in porta, mentre il Frosinone 13 tiri di cui 6 in porta, quindi il Frosinone ha avuto più precisione di noi. Entrambe hanno creato 4 grandi occasioni, però il Napoli le ha sprecate di più, 3, una in più rispetto al Frosinone. Parate fatte, 4 da Meret e 6 da Turati. Meret ha evitato 1.71, però diciamo che c'è quasi tutto questo 1.71 è in rigore. Passaggi, il doppio del Frosinone 557 con una precisione dell'85%, quindi non proprio altissima. Palle lunghe fatte 56, 27 andata a buon fine, i cross 6 su 18. Andiamo a vedere ora rapidamente la mappa dei tiri, vediamo i gol. Quello di Osimhen 0.75, quindi un gol diciamo abbastanza facile, anche se è nato da una situazione un po' fortunosa. Gol di Politano 0.03, quindi un gol di una difficoltà molto molto alta, quasi vicino allo zero, quindi a testimonianza comunque che il gol di Politano è stato un gol comunque complicato. Per quanto riguarda invece il Frosinone, il gol di Khedira 0.11, quello del 2-2, e poi il gol del 2-1 0.44, e il rigore eccolo qui 0.79. Detto questo, risaliamo sopra e andiamo a vedere le posizioni medie. Queste, ragazzi, sono le posizioni medie del Napoli. Come potete vedere, c'è proprio un abisso, diciamo, tra Mario Rui e Kvaratskhelia. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che entrambi hanno fatto degli errori. Cioè, Mario Rui non è che abbia spinto così tanto, perché come potete vedere, si ferma praticamente a ridosso della tre quarti avversaria, non arriva mai sul fondo. Guardate, non c'è proprio zona di calore nel fondo dell'area. Dall'altra parte però, ragazzi, c'è un Kvaratskhelia che fa poca fase di non possesso, torna veramente poco nella nostra area di rigore. Anche Zielinski, cioè guardate la fascia sinistra, è proprio, cioè la catena di sinistra è tutta sballata. E infatti, ragazzi, il Frosinone diciamo che alla fine lì ha attaccato sulla nostra fascia sinistra. E come vedrete anche dopo, il 2-2 ne è proprio l'esempio lampante. Vedete comunque che il baricentro è leggermente più basso rispetto a quello che vedemmo contro il Monza, perché col Monza, se vi ricordate, c'erano i due difensori sulla linea del centrocampo. Qua invece abbiamo addirittura quattro giocatori sotto la linea del centrocampo. Per quanto riguarda le statistiche, voglio farvi vedere una cosa importante. Se andiamo a ordinare i giocatori per tocchi effettuati, vedrete che, tolti i tre subentrati, Kvaratskhelia è il secondo giocatore che fa meno tocchi della squadra. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi sulla sinistra non abbiamo attaccato. La dimostrazione di questa cosa, ragazzi, ve la faccio vedere proprio ora. Questa che state vedendo sono praticamente le zone d'attacco del Napoli durante la partita, e come potete vedere la zona più gialla, cioè quella più intensa, è la destra. Abbiamo attaccato quasi sempre sulla fascia destra, quindi sulla catena di Lorenzo Anghissà Politano, mentre quella sinistra è stata sfruttata veramente poco.
e i tocchi di Kvaratskhelia ne sono una conferma. Nonostante tutto, cioè nonostante i pochi tocchi, Kvara ha comunque creato delle azioni pericolose, e quella è la cosa bella. Sta cosa è abbastanza indicativa, infatti, guardate, tra i cioè di Lorenzo 95 tocchi è quello, diciamo, che ormai è normale. Cioè di Lorenzo è sempre quello che tocca più palloni, però Politano ne tocca 17 in più di Kvara. Anguissa 72 tocchi, ne tocca 16 in più di Zenischi. Quindi la catena di destra è stata più sollecitata di quella, diciamo, sinistra. A livello di passaggi riusciti, Rachmani ha sbagliato qualcosa, 9 passaggi comunque sono tanti. Østigard pure, diciamo, i due centrali in impostazione non proprio benissimo. Østigard dopo a un certo punto faceva anche questi lanci verso la fascia opposta che 9 volte su 10 andavano fuori. Lobotka pure lui, e Di Lorenzo, diciamo che in generale potete vedere tutti, a eccezione di Zieniski e di Kvara e anche Osimhen, diciamo, tolti questi tre. Tutti hanno avuto delle sbavature per quanto riguarda la precisione dei passaggi. A livello di contrasti vinti, bene Kvara, quasi tutti vinti, 8 su 7, Anguissa ne ha 24 su 6, Malruy 7 su 11. Diciamo, male Osimhen, vabbè, non è la sua specialità, diciamo, il contrasto. Male Cajuste, perché comunque da Cajuste me l'aspetto che vinca i contrasti, ne ha vinti 0 su 2. Zieliński 4 su 7, Politano 1 su 5, quindi un po' così e così. A livello di attacco, il giocatore che ha tirato più in porta è stato Kvara. Nonostante i pochi tocchi, Kvara ha comunque tirato in porta più di tutti gli altri. Nota questa molto importante, ragazzi, Osimhen si è mangiato tre grandi occasioni. E questo ve lo dico, influirà pesantemente sulla pagella. Detto questo, ragazzi, possiamo andare avanti. Voglio farvi vedere giusto i dati sul baricentro. Nel primo tempo il Napoli ha un baricentro comunque lungo 30 metri e alto 54, quindi ci troviamo proprio sul cerchio di centrocampo. Nel secondo tempo il baricentro si abbassa da 30, passa a 27, la lunghezza da 54 a 52. Quindi nel secondo tempo ci siamo abbassati, ma ci siamo leggermente compattati di più. Questo grafico dei tocchi palla va ulteriormente a confermare quello che abbiamo detto prima, cioè ci sono stati più tocchi palla nella zona destra del campo, mentre sulla sinistra veramente pochi. Cioè guardate il fondo dell'area sinistra, soltanto 7 tocchi, cioè non si è quasi mai andato Mario Rui in quella zona, perché questa, diciamo, che è la zona di Mario Rui, perché il terzino che si sovrappone arriva sul fondo. Detto questo, ragazzi, passiamo all'analisi dei gol. E da questo momento, ragazzi, voglio fare una cosa un po' più diversa, ovvero userò Paint, perché non abbiamo questi mezzi tecnici così incredibili, quindi ci dobbiamo un po' accontentare. Comunque, partiamo con questo episodio al 13° minuto, è l'occasione, diciamo, la prima occasione che ha Osimhen in tutta la partita. C'abbiamo Kvara che per vie centrali mette questo passaggio in verticale per Osimhen. Osimhen, tra l'altro, era stato anche bravo perché si era anche, diciamo, leggermente smarcato, aveva un po' preso il tempo al difensore. Che succede però? Arriviamo in questa situazione. Qua, diciamo che secondo me Osimhen non aveva tanta porta a disposizione, perché c'è Turati che comunque, diciamo, che copre, no, questa zona bassa della porta. Poi abbiamo il difensore qui, che onestamente non so chi sia, che però comunque copre questa zona, diciamo, destra della porta. Quindi diciamo che qui Osimhen l'unica cosa che poteva fare magari era buttarla alta sotto la traversa di Potenza. Secondo me era l'unica cosa che poteva fare, e invece esce fuori questo tiro che va, diciamo, così. Ecco, quindi poteva, secondo me, metterla forte sotto la traversa. Poi per il resto, diciamo che questa non è un gol mangiatissimo rispetto agli altri, però sicuramente poteva fare di più. Andiamo poi al 15°, che è praticamente l'azione del gol di Politano. E che succede? Il gol di Politano, ragazzi, nasce da una costruzione dal basso. Meretta ha fatto la papera, no? Però adesso non è che dobbiamo demonizzare la costruzione dal basso. Anch'io ieri nel post partita, un po' a caldo, ho detto cose sulla costruzione dal basso. Però ragazzi, in generale la costruzione dal basso è importante perché ti porta dei vantaggi se è fatta bene e se è fatta con i tempi giusti. E che succede? Meret va da Rachmani, Rachmani va da Di Lorenzo, 1-2 con Anguissa. Di Lorenzo c'ha lo spazio per attaccare sulla fascia e si arriva in questa situazione. Palla a Politano. Nel mentre Di Lorenzo fa questo movimento qua, ok?
e si porta con sé anche il difensore. In questo modo crea questo spazio che può essere attaccato da Politano, cosa che fa. Politano poi arriva, diciamo, nella sua mattonella e mette questa palla che va qui, ecco, più o meno. Ci vuole un po' di immaginazione per interpretare queste foto, però alla fine, ragazzi, il gol nasce da, cioè, praticamente due giocatori. Il terzino che si sovrappone e quindi col suo movimento si porta con sé il difensore. Di conseguenza si crea questo spazio che può essere attaccato da Politano, cosa che fa, e quindi c'è il gol. Quindi proprio il gol di Politano, un gol elementare, due movimenti, due, terzino e esterno d'attacco. Stop. 19esimo, qua siamo nell'occasione dove Osimhen è a tu per tu con Turati e la butta fuori. Anche qui, guardate che Meret qui ha rischiato di fare un assist, perché cosa succede? Meret è in possesso del pallone, c'è un giocatore del Frosinone, che è questo qui, che lo sta andando a pressare, quindi Meret deve soltanto lanciarla lunga. E che succede? Questo lancio lungo va a finire proprio nella zona di Osimhen, e nel mentre il difensore del Frosinone cerca di intercettare questa palla, però calcola male, diciamo, lo spazio e quindi la liscia proprio questa palla. Quindi Osimhen è praticamente a tu per tu col portiere. Qui Okoli, che è questo qui, il numero 5, prova, diciamo, a recuperare, però qui ormai era troppo tardi. E che fa Osimhen? La tira bassa sulla sinistra e va a finire qui, poco vicino al palo. E ragazzi, questa secondo me è un gol più grave, diciamo, di quello di prima. Questo è un gol mangiato proprio a tutti gli effetti, perché tu veramente qua potevi metterla ovunque, potevi metterla bassa qui, cosa che probabilmente voleva fare Osimhen. Potevi metterla bassa qui, potevi metterla alta centrale, quindi qua, potevi metterla nel 7 a sinistra, nel 7 a destra, cioè avevi tutta la porta a disposizione, però Osimhen è riuscito comunque a buttarla fuori. Gol grave da mangiarsi, ecco, quindi questo, diciamo, questa, diciamo, è l'azione che più ha influito negativamente sulla pagella di Osimhen. 27esimo, l'azione che porterà al calcio di rigore per il Frosinone. Abbiamo Sulé che è in possesso del pallone, che fa questo lancio lungo che poi andrà a finire qui, più o meno. Secondo me nasce tutto da Østigard. Perché questo? Perché Østigard sta qui, no? Ed è alle spalle di Khedira, che è questo qui. Sotto abbiamo Mario Rui, che tiene l'altro giocatore del Frosinone. Cioè, la regola base è che il difensore non deve mai stare alle spalle dell'attaccante. Qui, ragazzi, mi sono impappinato con le parole. Intendevo dire che il difensore non deve mai dare le spalle all'attaccante, cioè deve stare dietro l'attaccante, mai davanti. E quindi, secondo me, questo posizionamento sbagliato di Østigard induce Rachmani, diciamo, a scalare sul difensore. Quindi abbiamo Rachmani che si tiene il difensore, e questo giocatore qui, questo che è Mazzitelli, si inserisce tra le linee, e a un certo punto vedete qui Di Lorenzo che stava tenendo questo giocatore, a una certa deve ignorare questo giocatore e deve attaccare Mazzitelli. E nel mentre questa palla arriva nell'area di rigore, sponda per Khedira, Rachmani va letteralmente a franare su Khedira, e quindi c'è il calcio di rigore. E qui, ragazzi, arriviamo al rigore, e qui devo ripetere sempre la stessa cosa, ci cioè andrò molto rapido perché mi sono anche scocciato di dire queste cose, però ormai quando si parla di Meret si parla di lui sempre col preconcetto, perché questo è Meret para il rigore, ma Sulé ha tirato il rigore peggiore della sua carriera, il rigore più brutto calciato nella storia del calcio, come quello di Pessina. Quindi quando Meret para il rigore è quello che ha tirato una schifezza. Ormai quando si parla di Meret si parla sempre col preconcetto. Comunque, Meret para questo rigore e lo blocca anche. 46esimo, qua siamo su un calcio d'angolo che viene battuto corto. Politano, che sta qui, mette poi questo cross bello dolce e col giro giusto per Di Lorenzo, che poi la spizza di testa. E c'è la paratona di Turati. Diciamo che qui ho messo questo frame perché comunque qua Turati ha fatto una bella parata. Secondo me la più bella e la più complicata della partita. E questo comunque era stata un'altra occasione
importante. Tra l'altro, prima di questa occasione c'è stata anche un'altra che mi sono dimenticato di mettere, però ve la dico a voce. Proprio a inizio secondo tempo c'è praticamente l'1-2 tra Anghissà e Di Lorenzo. Anghissà fa questo passaggio in verticale a tagliare per Osimhen, che nel mentre si è inserito centralmente, poi c'è questo pallonetto, questo mini pallonetto di Osimhen che però viene parato da Turati e poi Romagnoli che la butta in calcio d'angolo. Quindi c'è stata anche quell'azione nel secondo tempo. Diciamo che il Napoli nel secondo tempo era anche partito bene perché nel giro di 2 minuti aveva fatto 2 occasioni importanti. E arriviamo al pareggio del Frosinone. Allora, qua ragazzi c'è poco da dire. Qua è un errore di Meret gravissimo. Gravissimo è che purtroppo è una recidiva perché ci ricordiamo bene quello di Empoli di 2 anni fa. E qui ragazzi, dico soltanto una cosa: tutto quello che succede in questa azione succede nel giro di veramente, esagerando, 3 secondi. Perché mi sono fatto quel calcolo temporale. A 49.09 c'è il passaggio di Rachmani per Meret, a 49.10 Meret tocca il pallone. A 49.11 c'è Sule che intercetta, quindi succede tutto nell'arco di 2-3 secondi, quindi un tempo molto molto breve. E qui secondo me ragazzi Meret ha peccato di velocità di pensiero, perché comunque se vedete, cioè il giocatore che poi andrà a intercettare il pallone è Sule che sta qui, cioè c'è questo spazio tra Meret e Sule, non gli sta azzeccato, cioè Meret c'ha tutto il tempo di buttarla via, cioè poi comunque Meret aveva un sacco di opportunità di linee di passaggio. Poteva ridarla a Rachmani, poteva darla a Di Lorenzo qua sotto, poteva darla a Østigard, poteva darla a Mario Rui. Sapete che vuole fare invece Meret? Se voi vi rivedete bene l'azione, Meret fa così, in direzione di Lobotka. Cioè Meret voleva andare in verticale verso Lobotka. Che succede però? Lobotka era anche schermato. Su lei praticamente è arrivato qui e la frittata era stata fatta. Per me questo gol nasce perché Meret è stato, diciamo, mentalmente lento nel pensare e nel fare subito qualcosa. E tu devi già avere l'idea chiara su dove andare. Ripeto, hai 4 occasioni, hai 4 linee di passaggio aperte. Si fa autogol da solo, ecco. Quindi questo è quanto sul pareggio. Piccola parentesi, non voglio difenderlo, però c'è da dire che comunque questo tipo di gol lo hanno preso anche grandi portieri, fenomeni che ci sono attualmente in giro. E ripeto, non voglio difenderlo Meret, perché in questo caso è indifendibile, però non è che lo fa solo lui, ecco, questo voglio dire. 61esimo, questa è l'occasione che ha Kvara, occasione che poi porterà al calcio d'angolo da cui nascerà il gol del 2-1. Kvara in possesso del pallone che fa questo tiro comunque alto, però centrale. La cosa importante però è che questo tiro di Kvara porterà poi al calcio d'angolo da cui poi nascerà il 2-1. E che dire, allora, sul calcio d'angolo c'è poco da dire. Secondo me questo è il gol. Un gol un po' fortunato, un po' casuale. Perché questo? Perché il gol nasce da questo tiro un po' maldestro di Kvara che non la prende benissimo. Infatti il tiro rimbalza a terra e poi fa questa, diciamo, parabola. Qua si vede meglio. Kvara fa questo tiro che va a rimbalzare e poi va a finire qui da Osimhen. Osimhen nel mentre era rimasto qui davanti ed era assolutamente in gioco. Ora arriviamo al gol del 2-2 e qui vi ho messo proprio l'inizio dell'azione. Perché? Perché qui ringrazio un ragazzo che mi ha scritto su, diciamo, sotto il video del post partita. Se nel post partita sono poco lucido, capitemi, cioè è appena finita la partita, anzi ieri la stavo facendo proprio durante il finale, quindi se dico delle cose un po' inesatte, perdonatemi, però è un ragazzo che ieri mi ha detto appunto di rivedere il gol del 2-2 perché nasce proprio da un rinvio sbagliato di Meret. E c'ha ragione perché qui abbiamo appunto Meret che sente la pressione di Khedira che sta qui sotto. Ora un attimo che mi sto rincoglionendo, ecco, questo è Khedira che va a pressare Meret. Meret probabilmente per, diciamo, l'ansia che c'è Khedira qui la butta proprio via. E qui abbiamo un esempio appunto del fatto che comunque hai fatto quella papera sul gol. Quindi qua mentalmente magari Meret ha detto:
Meglio che qui la spazzo via e mi libero di questa palla il prima possibile, che sennò faccio la cappellata come prima. E peccato che purtroppo sta cosa poi porta comunque al gol, perché Meret butta via questa palla. E qui voglio aprire una piccola parentesi. Cari voi detrattori della costruzione a basso, che dite meglio buttare sta palla avanti e poi si vede. Ecco, si è buttata la palla avanti. Hai preso comunque gol, quindi andiamo a smontare anche questa teoria che buttare la palla via piuttosto che costruire da basso è meglio. Falso, perché prendi comunque gol. C'è Lirola che intercetta il pallone, poi passa la palla a Valeri e poi c'è, diciamo, l'1-2 con Sulè. Comunque la palla va a finire sulla loro fascia destra e qui c'è quello che vi dissi prima, cioè la fascia sinistra non ha fatto proprio la fase di non possesso. Cioè, guardate Kvara dov'è. Kvara sta qui. Sta qui a destra. E se voi vi rivedete il replay, se vedete proprio il video, Kvara passeggia, cammina. Cioè, non si impegna manco a tornare indietro. E la stessa cosa la fa anche Zielinski. Cioè, qui abbiamo praticamente Zortea, che è questo qui. E abbiamo Mario Rui. Deve andare Lobotka ad aiutare Mario Rui, perché non ce l'apporto né della mezzala né dell'esterno. E poi, ragazzi, per quanto riguarda invece Rachmani, guardate qui sotto. Ora vi metto il rosso. Qui abbiamo Khedira. Qua secondo me Khedira è stato furbo. Perché? Perché inizialmente Khedira fa il movimento ad attaccare il secondo palo, quindi va verso, diciamo, il basso. A un certo punto Khedira cambia, non fa più l'attacco al secondo palo, ma fa l'attacco al primo palo, se ne va di qua, ok? Più o meno. Rachmani nel mentre pensava che Khedira stesse andando sul secondo palo, quindi Rachmani se ne va verso il basso. Qui diciamo che è stato bravo secondo me Khedira a fare il contromovimento, gli ha fatto pensare di andare sul secondo, poi a un certo punto ha detto me ne vado sul primo e quindi ha fregato Rachmani. Intanto Zortea riesce a fare il cross e Khedira tutto solo, totalmente libero di fare quello che vuole, di testa la prende e la butta dall'altra parte, la butta appunto sul secondo palo di testa. Quindi, ragazzi, il gol del 2-2 nasce perché Zielinski e Kvara non fanno la fase di non possesso e quindi lasciano Mario Rui solo con Zortea. In contemporanea c'è Khedira che si letteralmente si fa Rachmani, inducendola ad andare sul secondo palo e lui poi va sul primo e quindi la marcatura è saltata. Poi abbiamo all'82esimo l'azione, quella di Demba Sek. Che succede qui? C'è un cross qui sotto. Ora voi non vedete il giocatore, però qua dove c'è la mia webcam c'è un giocatore che fa questo cross che va poi sul secondo palo, va qui. Ok, vedete qui sopra c'è il pallone. Qui Meret secondo me poteva uscire, perché come potete vedere Meret, allora Meret stava qui, ok? A una certa vede questo cross e accenna un'uscita, però diciamo a metà strada si ferma. E qui secondo me c'è un errore di Meret, perché se fosse uscito secondo me poteva anche sventare questo cross. Che succede? Dall'altra parte c'è Zortea che fisicamente se lo mangia a Mario Rui. E secondo me commette anche un mezzo fallo. Comunque, fa la sponda, la palla va a finire qui nel mentre Sek attacca appunto sul secondo palo. C'è la parata, diciamo, di Meret col piede. Però secondo me, ragazzi, questo gol, se fosse stato gol, sarebbe stato secondo me irregolare. Ora qua ragazzi ve l'ho un po' zoomato, si vede un po' malino, ve ne rendo conto, però qua ragazzi tenete cioè qua fate finta che c'è il braccio di Sek, cioè qua secondo me è fallo di mano, sarebbe stato annullato secondo me questo gol, perché io vedendolo proprio in diretta, vedendo anche più volte il replay, a me sembra che la tocca col braccio, quindi secondo me questo gol se fosse stato segnato sarebbe poi stato annullato, teoricamente, perché poi il VAR certe volte decide di non funzionare. E concludiamo, signori, con il rosso di Mario Rui. Un rosso che io ho apprezzato tantissimo perché avevo Mario Rui al fantacalcio. E qui che dire, ragazzi, qui c'è Mario Rui contro Demba Sek, che deve fare? È una lotta impari. Lui purtroppo l'unica cosa che può fare è tirargli la maglia, come potete vedere qui, e una certa deve proprio buttarsi su Sek e fermarlo, perché altrimenti l'avrebbe praticamente lasciato
libero e poteva potenzialmente nascere anche il gol del 2-3. Quindi diciamo che qui Marurui, tra virgolette, salva un po' la situazione, però si prende un rosso e quindi noi andremo a Empoli senza Olivera, senza Marurui e senza neanche Raccamani perché era diffidato e si è preso il giallo. Quindi potenzialmente domenica potremmo vedere un Nathan e un Mazzocchi all'opera. E quindi ragazzi, finiscono qui gli screenshot. Andiamo a vedere adesso rapidamente le pagelle. Allora ragazzi, io ho avuto un po' di difficoltà a fare le pagelle, specialmente per Meret, perché para un rigore, fa un paio di parate comunque importanti, c'è però poi l'orrore, la papera clamorosa che fa. C'è comunque da dire che quella papera non è stata alla fine decisiva per la partita, perché poi il Napoli era riuscito a tornare in vantaggio, però questo non esclude, cioè non è che adesso non è stata decisiva e quindi non la valutiamo. La valutiamo e la valutiamo in modo grave, però io alla fine ho deciso di dargli un 5, che secondo me la via di mezzo, ecco, tra delle cose comunque positive che ha fatto e che ci hanno tenuto comunque sul pareggio e poi l'orrore che ha fatto sul pareggio dell'1-1, quindi nel complesso un 5. Ha fatto anche un'uscita bassa dove ha sventato un pallone potenzialmente pericoloso, quindi nel complesso io il 5 io lo voglio dare. Per quanto riguarda la difesa, Mario Rui 4,5 perché fa pochissima fase offensiva, si sovrappone veramente poco. In difesa ha sofferto parecchio, però non è stato soltanto colpa sua perché, come abbiamo detto prima, non ha avuto l'appoggio dalla catena. L'aggravante è il rosso. Ecco, il rosso gli fa perdere un mezzo voto, quindi 4,5. Østigard 5,5. A me onestamente, ragazzi, come abbiamo visto anche nei gol prima, il suo posizionamento mi lascia dei dubbi certe volte. Ha fatto meno errori difensivi rispetto a Raccamani, però secondo me non si merita la sufficienza. E poi dal punto di vista dell'impostazione, come vi ho detto prima, certe volte faceva questi lanci totalmente a caso. Raccamani 4,5 e per me si prende il voto di peggiore in campo. Il suo 4,5 è più pesante di quello di Mario Rui. Causa il rigore sul secondo gol che Dira proprio lo frega in una maniera clamorosa. Dal punto di vista dell'impostazione ha sbagliato qualcosa, quindi io il 4,5 glielo do. Di Lorenzo 5, ragazzi, Di Lorenzo ieri veramente certe volte cadeva da solo, era un qualcosa veramente di raccapricciante e mi dispiace veramente tanto, perché comunque Di Lorenzo secondo me è una vittima di questa stagione. Cioè, tanti stanno dicendo mo che Di Lorenzo è un giocatore scarso, che l'anno prossimo va ceduto. Io, ragazzi, io non lo so, sbaglierò io probabilmente, ma Di Lorenzo secondo me sta veramente subendo in maniera clamorosa fisicamente e anche mentalmente. E le parole di ieri nel post partita a me non sono piaciute tantissimo, perché lui ha detto: noi ce la stiamo mettendo tutta. E meno male. Cioè, meno male che ce la state mettendo tutta. Cioè, allora vuol dire che l'anno scorso è stato tutto un caso. Perché se mi dici che ce la stai mettendo tutta, vuol dire che allora l'anno scorso è stato tutto un caso. E quindi hanno ragione gli altri a dire che è stato tutto un allineamento dei pianeti l'anno scorso. Io non credo. Però veramente, Di Lorenzo, io lo ripeterò, raga, lo ripeterò finché non lo vedo. Di Lorenzo deve riposare. Purtroppo con l'Empoli non succederà, perché Mazzocchi giocherà a sinistra. Ma deve riposare, deve riposare. E per me, lui, insieme a Lobotka e Kvara, questi tre giocatori per me devono essere le tre colonne da cui il Napoli deve ripartire e attorno al quale il Napoli deve costruirci una squadra. Per me, questi tre sono da salvare. Lobotka 6. Lobotka, ragazzi, ieri è stato anche schermato abbastanza bene da Brescianini, lo ha tenuto abbastanza bene. È sempre quello che alla fine si salva perché ce la mette tutta, ci mette l'impegno. È quello che fa sempre meno sbavature degli altri, quindi io il 6 glielo do. Così come do il 6 anche ad Anguissa. A me ieri Anguissa è piaciuto, non è partito benissimo, però è andato in crescita, è andato a salire. Ha fatto anche quell'assist potenziale per Osimhen che non è stato sfruttato. Dal punto di vista dei contrasti, dei duelli, bene, li ha vinti la maggior parte, quindi io lo salvo. Zielinski 5. Sul 2-2 non aiuta Mario Rui, in fase difensiva in generale non copre tantissimo il campo. Purtroppo la partita col Monza è stato un lampo così nel vuoto. Ecco, questo è quanto. Kvara 6, ragazzi, Kvara, come ho detto prima, pochi palloni toccati, però ragazzi, io adesso vi leggo i dati di SofaScore. Assist 1. Poi c'è anche
l'assist nel primo screenshot che abbiamo visto, dove Osimhen non è riuscito a segnare, quindi potenzialmente sarebbero stati anche lui gli assist. 4 tiri in porta, 2 tiri fuori, 1 bloccato, 5 dribbling vinti su 6, 20 passaggi fatti bene su 21, 2 passaggi chiave, 2 grandi opportunità create, 7 contrasti vinti su 8. Cioè, i numeri di Kvara sono quasi perfetti. Tutto questo combinato col fatto che lui è il secondo giocatore che ha toccato meno palloni. Quindi pensate cosa avrebbe potuto fare se ne avesse toccati di più. Gli avrei dato il 6,5 onestamente, però per il fatto che sul 2-2 non torna a coprire, quello diciamo gli fa perdere il mezzo punto. Politano 6,5 per me è migliore in campo. Politano ieri ha fatto una bella partita, tolto il gol. Dal punto di vista dei passaggi, bene, ha creato 3 passaggi potenziali che potevano essere degli assist, quindi è stato presente in tutta la partita dal punto di vista sia offensivo che difensivo, e per me si prende la palma di migliore in campo. Osimhen, ragazzi, io il 6 non glielo riesco a dare, perché abbiamo visto anche prima, si è mangiato 3 gol. Lui ha avuto 4 palle, una l'ha buttata dentro, e le altre 3 no. Quindi per me onestamente il 6 non se lo porta a casa. La panchina non ha inciso, 5,5 a Raspadori, a Kajust, Simeone senza voto perché entra all'85esimo, e a Kazuma do il 5,5 perché io anche ieri ho visto ancora una volta dei cambi fatti male. Diciamo che finora, vedendo il trend in generale, Calzona quei cambi deve un po' migliorare. Il primo cambio è arrivato al 77esimo, quando noi stavamo sul 2-2. E poi fuori Kajuste, dentro Zieliński, fuori Politano, dentro Raspadori. Cambi sempre ruolo su ruolo. L'unico cambio non ruolo su ruolo è stato quello di Simeone. Togli Anghissa, dentro Simeone, e si passa l'attacco a 4. Ma all'85esimo è tardi, secondo me. Quindi quei cambi, per me, che Calzona ieri non si merita la sufficienza. Poi, per quanto riguarda le parole del post partita, ha detto comunque alla fine cose sensate, cioè ha detto praticamente che il Napoli non sa gestire le partite, e questo lo sappiamo. Poi un misto tra Gattuso e Mazzari in conferenza stampa, perché diceva era il primo caldo e quindi dovevamo gestire meglio la gara. Poi a un certo punto non abbiamo annusato il pericolo. Però attenzione, è vero, cioè proprio non c'è la percezione del pericolo. Calzone a un certo punto dice proprio non riusciamo a pensare in negativo, cioè non riusciamo a percepire proprio la sensazione che si possa prendere il gol, e questo è vero. Secondo me il 2-2 è proprio un emblema di questo. Diciamo che io Calzone più che altro lo critico per i cambi ieri, quindi per questo motivo il 6 non se lo piglia. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Scusate se è uscito un video lungo, però lo sapete, quando le analisi vanno fatte bene, altrimenti è meglio non farle, secondo me. Detto questo, ragazzi, il mio pensiero, sapete a chi va in questo momento? Va a Diego Demme, che si sta godendo il suo stipendio, si va a fare le vacanze. Chi sta meglio di lui, eh? Proprio lui è l'unico dove è uscito vincente da tutta questa stagione. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella che è totalmente gratis. Ragazzi, dai, mancano 6 partite. Noi in questo momento siamo ottavi, quindi potenzialmente siamo in Conference League. Mo c'è l'Empoli domenica, e storicamente a Empoli prendiamo le mazzate, e abbiamo mezza difesa out. Domenica ci sono tutti i presupposti per intossicarsi nuovamente. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, e sempre e comunque, forza Napoli!